Allora, eccoci arrivati con un 20 minuti di ritardo, diciamo, accademico. Grazie per essere qui stasera. Io chiamo subito sul palco gli ospiti che avremo qui quest'oggi, la bestia che vuole mangiarsi la Costituzione. Chiamo Gianluca Rocco, direttore editoriale di Libertà, che vi chiedo di accogliere con un applauso, che coordinerà i lavori. Grazie Gianluca, a cui poi cederò il microfono e non lo prenderò più. Invito a raggiungerci sul palco a Pierluigi Bersani. Grazie Pierluigi di essere qui con noi. E ovviamente vi chiedo di accogliere con un grande applauso il ritorno di un caro collega e amico, Paolo Berizzi, che quest'oggi partiremo, benvenuto Paolo, dal suo libro Ritorno della Bestia per sviluppare... Vi chiederò poi di accogliere con un applauso appena arriva dalla stazione a Beppe Giulietti, però intanto, prima di lasciare il microfono a Gianluca, chiedo al segretario generale della Camera del Lavoro che ospita l'evento di farci un saluto, Ivo Bussacchini, grazie. Grazie Mattia, buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi a questa presentazione del libro di Paolo che abbiamo voluto fare con forza con Pierluigi, con Giulietti. Ringrazio Rocco della sua, come dire, collaborazione nel moderare la presentazione del libro. Io, come dire, mi sono letto tutto d'un fiato il libro e non ne voglio parlare perché vi dico che tra sabato e domenica l'ho volato via, come si dice a Piacenza, con molto molto interesse, con un'analisi secondo me molto condivisibile, ma che lascio ovviamente al direttore ragionare. Io ricordo innanzitutto che quando si parla della bestia, il titolo che abbiamo voluto dare, la bestia che vuole mangiarsi la Costituzione, è perché come CGIL siamo impegnatissimi in una raccolta firme sui temi del lavoro, ci stiamo mettendo anima e corpo per raggiungere a livello nazionale oltre 500.000 firme, per ridare in mano, come dice la Costituzione, alla popolazione la possibilità di esprimere un proprio parere e non essere bypassati da un punto di vista, come dire, di tanti salti giuridici parlamentari che stanno venendo a mancare. Aggiungo che provo a mettere lì due elementi di riflessione che io ritengo molto importanti e gravi rispetto a ciò che sta accadendo da un punto di vista di questo governo di destra-centro che sta portando avanti, che sono i temi del premierato e dell'autonomia differenziata. E leggo velocemente due cose, ma proprio portando via pochissimo tempo. E vi dico che per un'organizzazione come la CGIL, che è un sindacato confederale, che ambisce a far partecipare il mondo del lavoro... Ciao Beppe! Prego, prego. Non è colpa mia, giuro. I treni. Causa treni. Grazie. Stavo dicendo, per un'organizzazione come la CGIL, che è un sindacato confederale, che ambisce a far partecipare il mondo del lavoro alla vita democratica del paese e a incidere sulle scelte politiche generali, non può che manifestare tutta la sua contrarietà al DDL sul premierato, approvato recentemente in prima lettura al Senato della Repubblica. Se questo progetto diventasse legge, saremmo di fronte a una formidabile verticalizzazione del potere, senza precedenti e senza paragoni in Occidente. La nostra democrazia cambierebbe completamente i suoi connotati, risultandone sfigurata, ridotta a un guscio vuoto. Le persone che rappresentiamo, lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, verrebbero trasformate in popolo indistinto, chiamato a votare una delega in bianco ogni 5 anni a favore di chi concentrerebbe nelle sue mani ogni decisione, senza dover rendere conto a nessuno per l'intero mandato. In questo scenario non solo le organizzazioni sindacali, ma gli stessi partiti politici, i corpi intermedi e la società civile in generale conterebbero poco o nulla. Per queste ragioni intendiamo utilizzare tutti gli strumenti democratici a disposizione per difendere la centralità del Parlamento, il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e l'equilibrio dei poteri sancito nella nostra Costituzione. Alla stregua l'autonomia differenziata è una controriforma che danneggia non solo il Mezzogiorno, ma che fa male a tutto il Paese, dividendolo. Il Governo e la coalizione che lo sostiene non solo non affrontano la crisi sociale che stiamo attraversando, ma ha votato definitivamente un disegno di legge che aumenterà le diseguaglianze e i divari territoriali.
A pagarne ancora una volta le conseguenze saranno i lavoratori, i pensionati, le fasce popolari, con la messa in discussione del contratto collettivo nazionale di lavoro, con un ulteriore indebolimento del welfare universalistico, con l'impossibilità di mettere in campo qualsivoglia politica industriale di sviluppo che torni a farci crescere e creare occupazione di qualità, con la regionalizzazione perfino dell'istruzione pubblica, che è un pilastro di identità culturale nazionale. A questo punto, se non si fermeranno, saranno per noi le cittadine e i cittadini ad attivarsi con tutti gli strumenti che la democrazia mette a disposizione, a partire dalla raccolta di firme per promuovere un referendum abrogativo che cancelli la legge Calderoli. La CGIL, nel solco della Via Maestra, sarà protagonista di questa battaglia in difesa dell'unità d'Italia e della coesione sociale. Grazie, ci tenevo a dire queste cose per dare anche uno spunto all'attualità. Grazie, grazie Ivo. Buonasera, buonasera a tutti, sono Gianluca Rocco, il direttore editoriale di Libertà, grazie dell'invito e grazie soprattutto alla possibilità di essere qua e parlare di un libro con un collega Paolo che ti ringrazio a nome da giornalista e da cittadino, perché secondo me tu porti una testimonianza laica di quello che dovrebbe essere il mestiere del giornalista e lo so, lo vivi anche sulla tua pelle. Hai scritto un libro, secondo me, che apre una finestra sulla realtà attuale che consiglio a tutti di leggere ed è veramente illuminante, finito di stampare ad aprile del 2024 ed è già vecchio praticamente, è talmente contemporaneo che ci sono state le elezioni e quindi ci sarebbe da aggiungere un appendice. Io, scusate se prendo il telefono, ma così negli ultimi 10 giorni, guardando i siti, mi sono appuntato 2 scemate che arricchirebbero il tuo libro sicuramente. Per esempio, questo qualche giorno fa, noi siamo abituati ai forni crematori, la frase shock di Giuseppe Marasco, eletto a Manfredonia con Fratelli d'Italia, cioè poteva essere un partito qualunque, però che fa ridere i compagni di partito. Credo che l'abbia scritto tu questo articolo, oppure saluti romani e inni al duce, il caso dei giovani Fratelli d'Italia, piomba al Consiglio UE, che cosa avevano fatto su TikTok, il saluto romano di Frank Mascia, pugile TikToker, candidato per la Lega, viva l'estrema destra, così, ma ce ne sono molti altri di questi esempi che negli ultimi giorni si possono leggere sui siti. Credo che come il tuo libro testimonino un momento particolare che stiamo vivendo, un momento in cui tutto quello che per anni è stato indicibile, inenarrabile, adesso si può dire. Non lo so, io sono 48 anni e da bambino quello che sento, quello che viene detto adesso, si legge sui social, era impensabile. E invece oggi cosa sta succedendo? Te lo chiedo e vi lancio anche però una provocazione, la bestia, quindi un ritorno insomma di, tu lo chiami fascismo pop, una bellissima definizione, però siamo qua a parlarne, siamo in tantissimi, siamo liberi, quindi vuol dire che insomma come avvocato del diavolo non c'è un vero rischio per la nostra libertà individuale. Eccoci. Buonasera a tutti e a tutti, grazie a Gianluca, grazie a CGL, Arci, Ampi, grazie a voi per essere qui così numerosi, i soliti 4 gatti direbbero, no? I neofascisti, e grazie di cuore a Pierluigi Bersani e a Giuseppe Giulietti per essere qui questa sera, non è un grazie retorico, è un grazie di cuore a 2 persone, non sono bravo nei preamboli, ma una cosa a cui tengo molto e voglio dirlo, 2 persone che non scoprono adesso il rischio del neofascismo, è da anni che ne parlano, quindi la loro non è una postura del momento, perché vedo un sacco di gente che fino a ieri minimizzava e che oggi pontifica in TV, nei talk, parla di un rischio neofascismo, peraltro agli atti non da ora ma da tempo. Quindi loro sono 2 tra quelli che non hanno scoperto adesso il fenomeno e quindi grazie di cuore per essere qui. Grazie alle teorie di Galileo abbiamo circunnavigato la 1 e siamo arrivati a Piacenza, quindi
Lo volevi fare tu, ho detto fregato, mi spiace, sei arrivato tardi, so. Dovevi far fermare il treno come Lollo Brigida, non conti nulla. Però Giulietta, scusa Paolo, se ci fosse stato lui sarebbe arrivato puntuale, Giuseppe. Neanche. Perfetto, ah, e quindi grazie a Galileo siamo qui. Ma guarda Gianluca, io credo che questa non è, la domanda non è cosa sta succedendo, la domanda forse è corretta, è che cosa è successo, perché se siamo qui a parlare di questo tema, se ho deciso di scrivere questo libro dove provo a fotografare una realtà che non è che accade adesso d'improvviso, no? Cioè io non ho fatto altro in questi anni che unire dei puntini, no? Dei puntini neri, che non sono quelli dell'epidermide, sono i puntini neri che hanno iniziato a tempestare il nostro paese, e noi pensavamo fosse uno scherzo, pensavamo fossero coriandoli di carnevale, pensavamo che quella roba lì fosse limitata a, appunto, a quattro ragazzotti esuberanti, come disse Salvini, cioè quelli di Forza Nuova, di Casa Pound, di Lealtà Azione, dei 12 raggi neonazisti di Varese. In realtà non ci siamo accorti che la bestia stava per crescere e che nell'allevamento della bestia c'era chi lavorava a farla tornare. E quando oggi parliamo di estrema destra, questo è un libro un po' diverso da quelli che io ho scritto negli anni scorsi, perché non si parla più solo e tanto dei gruppi dichiaratamente neofascisti, ma si parla di una estrema destra che oggi è al potere e che governa l'Italia. E quando ci dicevano ma guarda che questo è un partito neoconservatore, ma guardate che la nuova Thatcher, la Merkel, guarda, cioè, e in realtà i puntini neri erano visibilissimi e poi hanno iniziato ad essere molto visibili anche in Europa, a tal punto che l'estrema destra, che fino a qualche anno fa era marginale, oggi è un punto centrale per la politica in Europa. Questo hanno detto le ultime elezioni europee. Allora la bestia torna, e però lo voglio dire con chiarezza, mi dice ma tu vedi i fascisti ovunque, te li sogni, li vedi anche nel taschino della giacca di Giulietti, no, lì no. In realtà il punto vero è che io non penso che stia tornando la bestia intesa come il regime del Fez, del Manganello, di cui pure qualcuno pare avere molta nostalgia. Abbiamo sentito non soltanto quel generale dell'esercito temporaneamente ingaggiato dalla politica, ma anche altri dire ma sì, qualche sana manganellata, gli studenti che manifestano col libro sotto il braccio se la merita. Quindi la nostalgia del Manganello continua insomma ad aleggiare, no, intorno a noi. Ma non è quel fascismo lì, non è il fascismo dell'odio di Ricino, non è il fascismo della marcia su Roma. Quella roba lì è successa, è andata, si spera non torni. Si spera non torni. Ci sono giorni, devo dire, in cui qualche dubbio viene, ma il fascismo di cui parlo e di cui parlò anche lei dileggiata, screditata, irrisa, Michela Murgia, è un nuovo fascismo che io ho definito, non so se è una definizione azzeccata o se è una stupidata, tra le tante che probabilmente ho detto in questi anni, salvo che alcune delle cose che dicevamo purtroppo si sono avverate. E quindi il punto vero è quello, cioè io avrei voluto essere smentito e vorrei non parlare di fascisti e di neofascismo. Se ne ho parlato e se ne parlo da 20 anni, bene o male, provandoci, insomma, e se continuo a parlarne è perché succedono le cose che Gianluca ha anticipato, e poi le vedremo nel libro, ne trovate a decine di storie, a decine. E allora il fascismo nuovo di cui parlava la Murgia, io l'ho definito un fascismo pop, un fascismo da discount, un fascismo slavato, bonificato, che finisce per confondersi con un senso comune italiano intrinsecamente fascista. Un pensiero comune che di fatto non ha mai smesso di essere fascista nella pancia del paese, e forse dalla pancia sta anche salendo un po' su, e questo è il vero rischio. Allora il senso comune che si confonde con la bestia e che finisce per dirci che la bestia sono quelli che inneggiano la decima mas, in modo un po' cialtrone, mettendosi poi magari una t-shirt il giorno dopo, ma insomma lo dicono. La decima mas che collaborò con i nazisti, che fece delle cose turpi, e la bestia sono quelli che ridono dei forni crematori,
sono quelli che dicono che i disabili vanno messi a parte, sono quelli che dicono che i gay non sono normali, la bestia sono quelli che in consiglio comunale, accaduto a Verona qualche giorno fa, ne abbiamo scritto, si chiamano camerati tra di loro. Non sono neoconservatori, sono neofascisti. La bestia è quello che qualche giorno fa ero a Rovigo, poi ti ridò il microfono e mi taccio, a presentare questo libro. Ospite dell'Ampi. Arrivo il giorno prima sulla locandina, il luogo della presentazione è la sala di un albergo, che è una cosa che devo dire in più di 20 anni non è mai capitata, di presentare in un hotel, nella sala di un albergo. Chiedo conto all'Ampi. E la spiegazione è: guarda, noi abbiamo chiesto una sala al comune, tra l'altro lì vanno al ballottaggio, non so come è finita, forse ha vinto il centrodestra, ecco, forse non a caso. Il comune nicchia e dice: ma non so, forse le sale sono occupate, vengono i Pink Floyd, ci sono i Coldplay, sono occupate fino al 2029. Cioè. Poi chiedono all'università di Rovigo, che poi in realtà è l'università di Ferrara. E l'università come risponde all'Ampi? Dice: ma sai, ma hai letto il sommario del libro? Sì, l'abbiamo letto. Qual è il problema? È che, cioè, ma come facciamo se poi ci chiedono di presentare il libro di Vannacci, cosa diciamo? E quindi la risposta è stata no. Ora, al di là del paragone, che chiaramente non mi gratifica con Vannacci, spero ovviamente di vendere le stesse copie che ha venduto lui con quel libro omofobo, sessista, razzista, ma questa anche è la bestia, questo è il fascismo pop, un presidio culturale, un'università che dice no al ritorno della bestia, se no poi ci tocca presentare anche Vannacci, cosa diciamo se ci chiedono di presentare? Allora, questi sono i segni che ti dicono che il problema non è solo e tanto che hai al governo, in Parlamento, gli eredi ideologici del fascismo, perché siamo l'unica democrazia in Europa, e questo poi il senso anche che dove gli eredi ideologici del fascismo sono al governo del paese. Non esiste nessun altro caso in Europa di una democrazia dove questo accade, ed evidentemente è un segno ed è una cosa da cui poi a cascata discendono molte delle cose che ho provato a mettere a raccontare nel libro. Il problema non è solo questo, ma va oltre e finisce per, quasi a nostra insaputa, come diceva il sommo Scaiola quando acquistò un attico davanti al Colosseo senza averne contezza, ha detto: aveva fatto il rogito uno spiritello e lui se l'è trovato. A nostra insaputa ci troviamo in qualche modo a fare i conti con la bestia che dopo una lunga transumanza esce dal recinto e inizia a pascolare. E quando le bestie escono dal recinto è difficile farle rientrare. E la bestia non è che è uscita adesso dal recinto, ha iniziato con Berlusconi, poi con Salvini, poi lo dirà meglio di me per Luigi Bersani, che più da vicino e più addentro ha assistito, cercando di mettere un argine insieme a pochi altri, devo dire, a pochi altri. Qui lo troverete anche nel libro, in questi anni c'è stata una deresponsabilizzazione anche dal punto di vista del campo progressista, che questa roba non l'ha vista arrivare, e ce la ritroviamo oggi. Allora, la lenta transumanza arriva ad oggi, la bestia esce e in qualche modo ci racconta che siamo in un tempo complesso dove ci sono dei rischi enormi per la democrazia, dove cercano di mandare in soffitta l'antifascismo perché vogliono sterilizzare la nostra Repubblica e renderla afascista, e per farlo puntano proprio su questo fenomeno, cioè la permeabilità degli strati, se volete, più facilmente convincibili della popolazione italiana, quelli che sono ancora affascinati dall'uomo forte al comando, che poi può essere anche una donna, non è che deve essere solo un uomo, uno a cui in qualche modo affidi i tuoi destini e gli dici: io sono pronto a sacrificare dei pezzi di libertà purché tu rimetta un po' di ordine in casa, via gli immigrati, via i gay, via le lesbiche, via gli antifascisti, via tutto ciò che in qualche modo deturpa l'estetica del paese. E questo è quello che sta accadendo in Italia e in Europa, ecco perché la bestia è tornata. Ecco, Pierluigi, Giuseppe. Ma intanto bisogna ringraziare Berizzi per questo
contributo, un libro che è obbligatorio da leggere. So che ne avete già presi un po'. È finito, ecco. L'abbiamo esaurito. E mi permetto di aggiungere un altro consiglio, perché un libro prezioso come il suo va letto accostato a un altro libro prezioso, che è di Francesco Cancellato, Il continente nero, perché là c'è uno sguardo sulla destra europea. Sono due libri basici per questa fase. Allora, sì, come adesso dicevi, io dicevo allora, siamo talmente orbi che non vediamo una mucca nel corridoio, no? E quella era la mucca. Poi la mucca si è vista, ma per una fase che non è esaurita, ancora non tutti hanno capito che mucca sia. E quindi quest'idea che possa affacciarsi un volto neoconservatore da questa destra a destra, un tema che fa finta di essere vagheggiato, qui c'è la malafede, da un pezzo della borghesia e dell'establishment italiano, che non si prende mai le sue responsabilità. Tuttavia io credo che la consapevolezza cominci a venire fuori, e comincia a venire fuori, diciamo, il profilo di questa destra. Allora, intanto questa destra italiana ha visto le sue vele sospinte da una fase, da un vento di destra mondiale. Cioè, partiamo da lì, perché se no continuiamo a darle colpe alla sinistra. No, è successo qualcosa di profondo. Non è che le sinistre degli anni 90 che vincevano dappertutto poi hanno perso dappertutto perché sono diventate tutte deficienti. Sono diventate deficienti in parecchi casi, ma è qualcosa, ne sappiamo. Però ci deve essere qualcosa di più profondo. Adesso io non ho tempo né modo, eccetera, però guardate che se uno leggesse un po' la storia si rende conto che subito dopo i grandi processi di globalizzazione che nascono da dei salti tecnologici c'è un ripiegamento. Fino a 800, primi 900, il ripiegamento fu la prima guerra mondiale. Dopo un periodo di ottimismo, positivismo, sol dell'avvenire, la Belle Époque, le Olimpiadi moderne, l'ora di Greenwich, tutte queste robe qui. Per dei meccanismi che sono leggibili, cioè meccanismi di isolamento, meccanismi di bisogno di protezione, sbandamenti, incertezze, il crollo dell'illusione che la marea della globalizzazione sollevi tutte le barche, anche quelle piccole, quelle sfigate, non è vero, eccetera, eccetera. La destra si è infilata lì. E intanto partiamo dal fatto che se voi guardate in tutto il mondo, comprese tutte le destre europee, tutte hanno la stessissima ricetta con degli ingredienti tatticamente diversi, tatticamente, storicamente, a seconda di varie situazioni, ma gli ingredienti sono quelli lì. Allora, prima di tutto l'antimondialismo, cioè il nazionalismo. E quasi sempre, anzi sempre, su basi etniche. Non è che non vogliono l'immigrato irregolare, non vogliono l'immigrato, non vogliono il colorato. E quindi sostituzione etnica. Questa parola viene fuori in tutte le destre europee. E sotto non dicono più la lobby ebraica, ma però dicono Soros, dicono... E questo è il primo. Secondo, tutte hanno... interpretano la modernità come decadenza morale. Quindi Dio, patria e famiglia, l'aborto se riesco a toglierlo lo tolgo, se no lo rendo complicato, difficile, i gay, le femministe non rompessero i coglioni, eccetera, eccetera. Terzo, sono tutte negazioniste. Il clima, negano il clima, è sempre piovuto, dicevano lì l'alluvione. Negazionisti sui vaccini,
Noi abbiamo ancora un ministro che ha aiutato a salvarci la pelle, che viene inseguito da dei deficienti che gli gridano assassino e minacciano la famiglia, insufflati tutti i giorni dai giornali della destra, di quell'Angelucci che oltre ad avere le cliniche private vuol prendersi anche l'AGI, per dire. Negazioniste sulle destre del Novecento, nessuna di queste destre intende fare i conti sul serio col nazismo, col fascismo e col franchismo. In più, tutte hanno l'istinto a portare la logica del potere verso un esecutivo plebiscitato, togliendo spazio al legislativo, alla magistratura e alla libera stampa. E infine, tutte quante hanno una ricetta in economia corporativa, protezionista corporativa. Governano la società a fettine, lo stiamo vedendo anche noi, no? Il fisco, la sanità, eccetera, perché sopra c'è il capo che tiene assieme. La cosa italiana cosa c'ha di più di questo? Poi ripeto, la ricetta consente, diciamo, dosaggi di questo o quell'aspetto diversi. Cosa c'ha in più? C'ha quello che diceva adesso Paolo, cioè c'ha la coda lunga, c'ha una rivincita da fare. Questo è il punto che non si vuol capire in quelli che ancora pensano e che possano diventare, non hanno capito un tubo. Cioè, non sto dicendo gli elettori di destra, sto dicendo il nucleo di comando di questa operazione qui. Cioè, l'azione di governo è un'occasione, non è un'azione di governo per governare, no. È l'occasione per una rivincita. O la va o la spacca, non riguarda la Meloni, riguarda la rivincita dei post-fascisti e neomissini. Questo è. Tant'è vero che quelli che si illudono che questi possano a poco per normalizzarsi, perché lo sanno che hanno un problema di legittimazione, possa normalizzarsi accostandosi alla Costituzione a poco il 25 aprile. No, hanno in testa un'altra idea molto chiara, di legittimarsi non inchinandosi a poco alla Costituzione repubblicana antifascista, ma tirando una riga e facendo un nuovo inizio, una rifondazione, una ripartenza. Il premierato è questo. Il premierato è questo. Allora, io dico questo, guardate che poi le cose che sono scritte in questo libro, no? Ha ragione, è così, no? Si è risvegliato un cane che non è che dormisse, doveva stare al riparo. Adesso viene sdoganato, viene portato a logica di governo, riprendono coraggio. Pulsioni che sono presenti, che sono antiche in un paese come il nostro, e quindi qui c'è da trovare una strada. Guardate, io la penso così: noi le forze, diciamo così, che possono essere un'alternativa a questo sistema sono potenzialmente una maggioranza in questo paese. Io sono sicuro di questo. Adesso anche in queste ore qui stanno arrivando i risultati, no, delle amministrative. Io ho fatto da pensionato volontario senza candidatura, senza un cazzo, ho fatto 55 posti e vi posso dire in scienza e coscienza che veramente il campo alternativo raggiunge i suoi obiettivi. Quando vuol perdere ci riesce comodamente. Quando veramente vuol vincere, riesce a vincere. Ecco, allora sarà ora di darsi una mossa, no? Di darsi una mossa. Io come la chiamo sta mossa? Dare un profilo programmatico e politico al popolo del 25 aprile. Io non parto, guardate, sulle cose che stiamo discutendo adesso, bisogna combattere, bisogna fargli capire che vanno sul duro, non scherza loro, non scherzia neanche noi, cioè animosi, combattivi, educatori,
non dimentichiamo questo aspetto. Adesso noi a Israele faremo in autunno un convegno, a proposito del fascismo buono, faremo un convegno sul colonialismo italiano, rievocando Del Bocca, no? Cioè cominciamo a combattere anche da questo lato, ma sul piano politico io non la, io la, la prendo da un altro verso. Cioè il popolo del 25 aprile si dà un profilo programmatico e politico partendo dalla Costituzione antifascista, ma non dall'importantissima norma transitoria e finale, perché la Costituzione è antifascista in tutti gli articoli che sono uno schiaffo uno per uno alle idee della Costituzione del fascismo. Io il programma fondamentale di un campo dell'alternativa è una Costituzione che ricordi che c'è l'articolo 3 sull'uguaglianza, non parlarmi di classi differenziate, che c'è il diritto alla salute, la sanità universalistica, che c'è un fisco progressivo, che ci deve essere libero e un salario che deve consentire al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa, che c'è disciplina e onore allo svolgimento di funzioni pubbliche, che c'è l'equilibrio dei poteri e non mi puoi mandare i magistrati e lo psichiatra, e questo è perché il modello della Costituzione è scagliato contro il modello gerarchico, corporativo e autoritario del fascismo in nome di un modello universalistico, sociale, democratico e liberale. Quindi bisogna rivendicare il modello e andare ai fondamentali. In queste ore qui che arrivano i risultati, noi vi dico dove abbiamo vinto. Certo, dove ci si è messi assieme, quello è voglio dire, cioè, capisce un bambino. Però non è sufficiente sempre, Se ti metti assieme per non farti compatire e poi sei lì che traccheggi sui rapporti di forze per fare le candidature, no. Vinci quando ti metti assieme con generosità, vai a scegliere la candidatura, se c'è da fare un passo indietro per mandare avanti un giovane lo fai, queste robe qui. E in più se sulla battaglia vai sui fondamentali, non stai lì a... non ti fai ingabbiare dalla politica della destra che nei luoghi ha anche lì la stessa ricetta, comune minimo, volare basso. Qui non si fa politica, salvo che in campagna elettorale ti insultano e ti dicono, ma poi vanno così. Relazioni, lobby, rapporti, questa roba qui. Bisogna reagire a questo, Cioè, a partire dai diritti sociali, dai diritti civili, da una comunità che deve... Ecco. E io chiudo dicendovi questo, guardate, ancora una volta noi, a proposito delle mucche, eccetera, noi le cose basta guardarle quando succedono, succedono in Italia che non è la Francia, succedono sempre dal basso succedono. Io dove la vedevo sta mucca? Ma guardate queste valli piacentine qui, ragazzi, in quegli anni lì che sembravamo in uno spolvero, ci eravamo fatti dei film in quegli anni lì incredibili, no? La destra è la scomparsa a Roma, porca miseria, vedevo qui, venivano giù dai monti liste civiche, cosiddette civiche, dove la gente la conoscevo chi era, destra che non si faceva vedere da quel dì, con dei contenuti di una violenza verbale di contenuto, a cominciare dall'immigrazione, e come dicevano dappertutto, arrivavano giù e via, e poi è arrivato tutto il resto. Poi non è la Francia l'Italia, e ricordiamoci a questo proposito, qui lo dico scusami, siamo a Piacenza dove in molti posti ci siamo fatti anche compatire, no? Cioè noi dobbiamo ricordarci un particolare a proposito di quel che parte dal basso. Voi pensate a tutte le cose che hanno costituito la civilizzazione di sto paese, pensate agli asili nido, all'inserimento dei disabili, alle politiche per gli anziani, alla chiusura dei manicomi, o alle prime norme di governo del territorio.
non sono mica mai venute da Roma, eh? Cioè le leggi nazionali in Italia arrivano dopo dei prototipi che si fanno a livello locale, si diffondono, potrei, gli esempi che ho fatto, potrei farvi l'elenco delle date. Non è che c'era la Galasso che è venuta nell'85 quando puoi girare in Vespa sui colli di Bologna in mezzo al verde, non c'era mica Galasso, c'era Dozza. Allora, attenzione che tutte queste conquiste sono venute da delle culture. Culture, potrei farvi la mappa geografica, culture di una sinistra egualitaria e di un solidarismo cattolico democratico. Senza queste culture i prototipi non arrivano. Con la cultura di destra i prototipi non arrivano. Noi dobbiamo essere agitati su questa questione qui. Dobbiamo preoccuparcene. Dobbiamo combattere dove siamo. Dice adesso ci vorrà l'integrazione perché l'immigrazione regolare per forza. Ok, ma chi la sta facendo adesso l'integrazione? Le maestre e gli insegnanti, eh? Sono loro, eh? Sono loro che chiamano le famiglie, provano a vedere. C'è il Natale, ma c'è anche il Ramadan, vediamo come fare. Ma se gli arriva un assessore che li caccerebbe a calci nel sedere, tutti gli islamici del cocco, quelle maestre lì cosa fanno? Che prototipo di società viene fuori? Cioè bisogna reagire, no? E smetterla con delle beghe, ma anche beghe, anche problemi seri, che magari sono problemi seri che ci dividono. Ma insomma, un conto è un albero, un conto è la foresta, non si può considerare solo un albero. Cerca di relativizzare i problemi che hai dentro un contesto che pretende un'unità e una convinzione per reagire. Se no, ragazzi, guardate che io non lo so, perché adesso si affacciano anche sul piano economico e sociale dei tempi non facili. Non diamo per scontato che la mucca abortisca da sé. Bisogna fare un vitellino noi. Se no, non succedono così le cose. Giulietti. Allora, facciamo così. Voi, come dicono i miei amici francescani, abbiate molta misericordia perché io ho passato una giornata per i treni, quindi conto sulla vostra fraternità. Mi vedrete sparire non per dissenso, perché... Che cosa volete che io sia in dissenso? La mia sarà una voce inutile, quindi anche qua abbiate sopportazione, condivido tutto. Cioè. Quindi stavolta non me ne vado per protesta, me ne vado perché non... Perché vorrei arrivare a Perugia questa sera. A Perugia è stato vinto un ballottaggio straordinario tra le tante città. Perugia dopo 10 anni, a conferma di quello che ha detto Pierluigi, perché c'è stata una straordinaria candidata. C'è stata una straordinaria coalizione e accanto ai partiti, lo dico ai tanti che sono qui, associazioni a cominciare dall'AMPI, dall'articolo 21, dall'ARCI, una presenza incredibile di donne e di uomini che hanno preso cura, l'avrebbe detto Don Milani, hanno preso cura del vicino, hanno preso cura della Costituzione. Questa signora tra l'altro si occupava proprio del recupero dei disabili. E mi hanno colpito anche le vittorie, se posso dirlo, di Campobasso, di Potenza e di Avellino. Ho la sensazione che comincia a esserci anche un rifiuto profondo per l'imbroglio dell'autonomia differenziata. C'è stata anche una ribellione in posti, guardate dove si è votato, non credete alla barzelletta che vi dirà Tele Meloni questa sera, ecco dove sono i rischi sono nell'attenuazione del diritto alla conoscenza. Io l'attenuo e ritardo il processo, stasera si parlerà forse di Lecce, ma non si dirà quello che è accaduto, per esempio a Perugia sono aumentati gli elettori. Ed è andato a votare al ballottaggio ancor più quel popolo del 25 aprile che talvolta si ritirava. Questa è la notizia della giornata. Se mi fate ringraziare il segretario della CGIL, Ivo Burzacchini, loro mi sopportano ogni tanto, io vengo. Sì. No, poveretti, sono degli eroi. Tanto articolo 21 ha firmato qua il referendum sociale della CGIL, e se posso ti dico, vale per te come per tutta la CGIL, che nell'assemblea di questa mattina si è ritenuto come articolo 21, per quel poco che contiamo, di partecipare alla raccolta di firme per il referendum sull'autonomia e contro lo spacca Costituzione. Se e quando ci sarà, noi ci metteremo a disposizione, ultimi tra i tanti, per la raccolta delle firme. Ora spiegherò perché ci interessa.
attenzione, ci interessa persino come giornalisti, guardate. Spacca Italia e spacca Costituzione assieme, spaccano le vite. Attenzione a non prenderle per delle formule generiche, no, perché entrano nella vita di ciascuno. Pensate ai vigilantes nei consultori, pensate ai livelli minimi di prestazione che spariranno, pensate a quello che accadrà o potrà accadere a ciascuno di noi, che in un momento della vita può diventare diverso o differente, purtroppo. Questo accadrà. E questa è la ragione per la quale io vi ringrazio per l'ospitalità, ringrazio Articolo 21 Mattia Motta, che è uno che si dedica ai tra i giornalisti, è uno dei pochi che si occupa dei precari, cioè lui merita una targa, cioè, chi è credente faccia una preghiera anche per Mattia Motta. Ma la cosa più bella che ho visto a Piacenza, non so chi sia, non mi ricordo il nome, sono suonato, abbiate pazienza, e che riguarda quella differenza che hai detto tu, che poi è molto antropologica, non è una cosa solo complessa, Quando sono venuto mi hanno portato in una stanza sopra, a me queste cose ancora colpiscono, dove c'era un signore che insegnava 40 ragazze e ragazzi di 40 paesi diversi, gli insegnava l'alfabeto, gli insegnava a diventare cittadini. Questi sono degli eroi veri, civili. Questi danno gli alfabeti, ma non devo dirlo a Piacenza, ma la consegna degli alfabeti era l'ABC dei movimenti socialista, cattolico, comunista, era l'ABC, era l'inclusione. Su quella tessera di quel partito che io ho frequentato, forse anche qualche altro, Bersani di sicuro, c'era anche scritto cerca di possedere sempre una parola più del tuo padrone, perché non sarai nessuno al tavolo. Era anche una delle parole chiave di Giuseppe Di Vittorio, se ricordo bene. Allora, bisogna animarla la Costituzione, io sono d'accordo su tutto. Queste parole che ha detto Bersani le diceva un grande padre costituente, un azionista peraltro, che era Calamandrei. La Costituzione vive se ogni giorno ciascuno di noi la fa vivere, altrimenti muore. Non è un testo di carta, è un testo che va animato in tutti i suoi diversi assicoli. E a chi mi chiede, ma voi che c'entrate, inteso come giornalisti, diciamo? E io ti rispondo, c'entriamo molto. Non è in discussione la libertà di informazione. Nel mondo è in discussione una cosa diversa, il pensiero critico. L'idea del capo che attraverso la rete non parla al popolo, parla alla folla. È l'esempio Bolsonaro, in parte è l'esempio Putin, è l'esempio Trump, è il sovranismo radicale di destra, che è qualcosa di spaventoso perché non prevede l'esistenza di sindacati, di volontariato, di associazionismo, è il mediatore il nemico, colui che cerca di fare la domanda che si frappone tra te e il potere, questo è il nemico. E questo è un pericolo che non cogli subito, lo cogli quando si è avverato. Ma scusate, a voi pare normale che venga messo in discussione uno scrittore come Scurati per il suo monologo su Matteotti? Ma vi pare normale che una signora moderatissima come Serena Bortone possa essere cacciata perché ha fatto parlare Scurati? Ma vi pare normale che Luciano Canfora, uno degli storici più amati e conosciuti in Europa, sia querelato da questo governo? Ma vi pare normale che Roberto Saviano sia stato oscurato e chiuso il programma? E cosa sono queste se non prove tecniche di regime e di bavaglio? Guardate, se c'è una parola che pronuncia anche il ministro San Giuliano, no, l'ha battuta, io non mi occupo molto di San Giuliano, l'ho avuto alla RAI, era direttore del TG2, ricordo sempre un suo intervento in un piano editoriale quando disse, voi sapete, mi onoro di essere un lettore attento, un seguace di Gramsci e di Pasolini. Siccome io mi diverto, come sa lui, anche a fare le imitazioni, ho detto, scusate, io però non mi ricordo, ma com'è morto questo Gramsci? E lì ci fu un momento di sgomento, di assoluto sgomento. Quindi a San Giuliano va dato atto di una cosa, che è coerente nei secoli con se stesso, fin da quando stava vicino ad Almirante in una sezione di Napoli, quindi diciamo non è mai cambiato. Ma San Giuliano nel suo essere, però non va preso solo a battute, lui insiste, dobbiamo cambiare la narrazione del paese, per questo dobbiamo conquistare tutta la RAI, Mediaset è già conquistata, e ricreare un polo unico. Il cambio di narrazione, non so se vi è chiaro, è una cosa spaventosa, ma ci riguarda. Prevede che gli fascisti giudichino gli antifascisti. Prevede che chi ha contrattato con la mafia giudichi chi ha contrastato la mafia. Prevede in queste ore la riabilitazione postuma dei Previti e dei Dell'Utri, che significa l'oltraggio estremo ai Borsellino, ai Falcone e ai tanti caduti nella lotta contro la mafia. Pretende che chi sfrutta giudichi le vittime. La vicenda di Latina ci riguarda o no? Quanti sono anche italiani e stranieri che muoiono nei cantieri? Ma è normale?
è normale che si dica sì, l'ho buttato là perché lui non era in regola. Ma questa roba non ci riguarda, è una roba che riguarda i lavoratori indiani? No, non riguarda i lavoratori indiani. E così tantissime altre cose. Per esempio tutti quelli che ignorano la storia, queste ore, e invocano la meritocrazia, sono degli imbroglioni. In genere invocano in questo paese la meritocrazia coloro che per merito non vincerebbero neanche una selezione per la quinta elementare. Sono degli imbroglioni. Chi caccia i cronisti invoca la libertà, lo dico alla tua domanda, attenzione. Chi caccia i cronisti invoca la libertà. Cosa hanno detto anche dell'inchiesta? Adesso arrivo a Berizzi. Cosa hanno detto dell'inchiesta di Fanpage? Ma no, dei ragazzi, è una finzione. Forse erano tifosi della Casertana, noi parliamo di San Giuliano, ma insomma, Gasparri, diciamo la verità, è nella top ten. Non è che è quello che mostrava la carota Ranucci in commissione di guarda la carota. Ora io non riesco neanche più a divertirmi, perché questo indica uno stile di vita, attenzione, un modo di essere che può riguardare ciascuno di noi. In questo contesto l'articolo 21 è a rischio, ma non è a rischio il cronista, è a rischio il diritto dei cittadini ad essere informati. Se io gli cancello i quattro morti sulla... vediamo se lo dico meglio. Se io ogni giorno esalto il disordine pubblico, ma non faccio vedere il disordine sociale, io so tutto sull'ultima rapina in villa, ma non so che in Italia muoiono 4 persone ogni giorno nei cantieri, non so se sono chiaro. Questo altera la percezione. Porta in alto la richiesta di pistola e in basso la richiesta di solidarietà. Per quanto riguarda Berizzi, forse qualcuno di voi se lo ricorda, io sono un tifoso di Berizzi, quindi diciamo, confesso il mio conflitto di interessi, cioè, questo non è neanche gravissimo, diciamo. Ma Berizzi è uno dei primi che fa le inchieste. Se si è parlato in questi giorni, le inchieste sotto copertura non si possono fare, è una bestialità. La Corte Europea dice che se non ti risponde Giulietti tu puoi andare sotto copertura. Ma le prime inchieste sulle morti sul lavoro le hanno fatto Berizzi e Fabrizio Gatti, che andavano sotto copertura nei cantieri, perché se non fossero andati sotto copertura nessuno avrebbe raccontato. Ma come fa uno che è precario e sfruttato a esporsi da solo? Siamo noi che dobbiamo costruire una rete. Paolo ha scritto un libro, giusto Paolo, nel 2008 su questo. E chi odia Berizzi oggi, lo odiava allora. Paolo non vuole che se ne parli, però a me non interessa niente, ne parlo lo stesso. Paolo Berizzi è costretto ad una vita sotto scorta da anni. Io trovo indecoroso che in un paese come questo siano sotto scorta Liliana Segre e Berizzi e girino liberamente gli squadristi che li minacciano. Vedete che cos'è l'inversione del principio di realtà? Ma Paolo, lui diceva a Bersani, leggete questo libro, se posso, perché ho anche una cointeressenza, diciamo, negli utili dei libri di Paolo. Leggete anche i libri prima di Paolo, quelli su Verone, quello su Aggredita la camicia nera, quello sull'addestramento delle palestre dei neofascisti, perché Paolo non ha scritto adesso perché va di moda. La ragione per cui Berizzi è attaccato e vive sotto scorta, leggeteli, è perché c'è una puntuale precisione da grande giornalista d'inchiesta, tra parole e cose. A me è impressionato il libro precedente, lui mi guardò dicendo, ma questo mi sminuisce il libro, dove dissi, guardate, partite dalle note bibliografiche di Paolo, poi leggete il testo. C'erano 100 pagine di note dove ad ogni nome corrispondeva la citazione, il fatto, la sentenza, la condanna. Avete capito perché diventa pericoloso Berizzi? Perché unisce parole e cose da un contesto al testo, ti dà memoria di fatti cancellati. Io ogni volta che lo leggo, persino sui fatti di casa mia, dico, ma io questa non l'ho mai sentita. Ecco perché i libri di Paolo sono importanti, perché documenta, ci richiama la responsabilità. E io per questo lo voglio ringraziare. Noi non possiamo continuare a discutere della casa occupata di Ilaria Salis, ma non parliamo dei palazzi abusivi occupati da Casa Pound o da quello che hanno fatto i fascisti a Verona, ma viva Dio! Ma sarà mica sullo stesso piano uno che contratta con la mafia, uno che aveva mangano in casa e lo volevano fare beato e l'occupazione delle case, ma non scherziamo. Faccio presente che anche i blocchi stradali di Porto Marghera violavano le regole. E vi faccio presente che se alcuni giornalisti di Latina non avessero violato la legge Cartabia, voi oggi non sapreste nulla del fatto di Latina, perché era segretato dal procuratore. È stata una coraggiosa giornalista di Articolo 21 che ha detto, sì, non me ne frega niente, io vi do il nome.
e vi dico che anche che il padre era sotto inchiesta da 5 anni. Mi capite che cambia la vostra percezione? Sapere che erano sotto inchiesta da 5 anni o non saperlo? Il sistema delle regole, tu lo sai, comprese le querele del bavaglio, tende a distruggere il pensiero critico. Ho terminato. Bersani ha detto una cosa che a me è piaciuta molto: gli sconfitti vogliono cambiare la narrazione, ha ragione. Il punto di fondo di tutto questo processo non è tuttavia il giornalista, non è il sindacalista, non è il medico, non è quell'associazione, ma è l'equiparazione tra Salò e gli antifascisti. È quella frase allora i comunisti, è quella frase per la quale tu sconfitto dici ma io debbo non riscrivere la narrazione, ma ribaltare la narrazione. E questo vi riguarda, perché si porta dietro tutti i diritti sociali della Costituzione. Le donne sanno bene di cosa sto parlando. Quando si stabilisce i vigilantes nei consultori, già occupati dai medici obiettori, cosa si sta dicendo? Che sto svuotando la legge 194. E questo non riguarda il corpo di milioni di donne? È un problema di intellettuali che discutono della Costituzione? No, è un problema molto, molto più complesso. E allora una proposta mi permetto poi, Bersani, magari quando scapperò via, tu fai finta che sei d'accordo, più mortifico. Una cosa vorrei dire semplicemente allo schieramento del quale io faccio parte, diciamo, tra mille intemperanze e bizze, diciamo, delle quali devo sempre chiedere scuse. Se esiste un problema di cambio di narrazione, se esiste un problema di occupazione dei media, se esiste un problema di bavaglio crescente, io mi auguro che dopo questi risultati elettorali si voglia fare quello che le devo dare atto. Guardate, io preferisco confliggere che ringraziare, ma non posso farlo. Che solo Bersani ha fatto e non gli è stato dato atto. Io ricordo un periodo nel quale si dovevano rinnovare i vertici della RAI e Pierluigi Bersani disse: io non indico nessuno di mia fiducia, chiamo le associazioni e vi delego a scegliere. Nel bene e nel male, secondo me nel bene, ma poi i giudizi sono diversi, ci furono due persone ben lontane da ogni obbedienza di partito: Gherardo Colombo, coraggioso magistrato che aveva indagato sulla P2, e Benedetta Tobagi, la figlia di Walter. Certo non due funzionari di partito. O giusto? Io l'unica telefonata gliela feci alla fine per ringraziarli, l'ultimo giorno che Posso testimoniare che hai dato il pallino in mano a Don Luigi Ciotti, ma non lo so perché nessuno l'ha mai ringraziato, anzi... Qualche mio collega gli ha anche detto che non ha capito niente, ci volevano due dei no dell'avventurista, perché volevano il consigliere di riferimento per le nomine, tu gli hai levato il giocattolo. Ma se così è, anche se appunto come hai detto sei un pensionato volontario, io credo che in queste ore dobbiamo far sentire Paolo la voce di tutte e di tutti, chiedendo che tutte le forze dell'opposizione non giochino a scavalcarsi su un tema così delicato come il pensiero critico. Che si mettano assieme, che rifacciano lo stesso percorso, che convochino chi vogliono loro, ma scelgano due persone. Guarda, per me devono avere un solo requisito: avere nel cuore la Costituzione antifascista, essere alfabetizzati, ma visto il livello dell'avversario io penso che con una buona terza media siamo in grado di produrre numerose candidate e candidati, ma avere soprattutto la Costituzione antifascista nel cuore. Mi piacerebbe che ci riprovassimo, e questa è la fesseria, vedo che Motta già si diverte, hai ragione. A me piacerebbe tanto il giorno in cui inizieremo a raccogliere le firme, quando partirà il referendum sull'autonomia differenziata e contro la capocrazia, la citazione è tratta da un libro di Michele Ainis, capocrazia, cioè il potere del capo, il capo assume i poteri e prima io colpisco i poteri di controllo, magistratura, informazione, il Parlamento che non legifera più, le autonomie locali, il diritto di sciopero che è stato colpito ma ce ne siamo già dimenticati. Il disegno è questo: il capo che affossa i controlli. Siamo fuori da ogni democrazia liberale, siamo nello schema, sono fiero di avere creato una democrazia illiberale. Orban lo dichiara, Orban dice: io voglio una democrazia illiberale, illiberale, e quello è il modello. Allora forse il modo migliore per iniziare la raccolta di firme, so Paolo che sarai un fedele militante, diciamo, secondo me sarebbe quella, finalmente, io se la dico male, no, non riesco a usare, lui è troppo più bravo di me, diciamo, non riesco a usare un'immagine adeguata, però mi piacerebbe tanto vedere a Roma tutte le forze politiche che hanno nel cuore la Costituzione, tutte le forze associative che hanno nel cuore la Costituzione, sfilare assieme, siccome va difesa la Costituzione e non le corporazioni, li vorrei vedere tutti assieme con la Costituzione tra le mani
e assieme stringere una sorta di antico patto che è quello, il popolo della Costituzione si fa carico della Costituzione e ciascuno di noi si fa carico di raccogliere le firme per difenderla. Grazie. Grazie. Grazie per questo intervento, ovviamente. No, ne faccio uno solo, ho fatto la somma. Hai fatto la somma? Siete liberi. Di andare a Perugia, non ci arriverai mai in treno. Vado a scendo a Bologna e c'è un Torino Perugia. Lui ci andrebbe a piedi, io ho fatto due volte, una meraviglia. Perugia, a Perugia. Nei vostri interventi avete più volte ribadito Costituzione antifascista, mi sembra un principio cardine della nostra Costituzione, del nostro vivere civile. Però tu, Paolo, nel tuo libro affronti, secondo me, una questione fondamentale che per me è stato abbastanza illuminante, il fatto che Costituzione antifascista, ma a differenza per esempio della Germania, noi non abbiamo mai affrontato una vera responsabilità, un vero senso di colpa di quello che è stato fascismo. Leggo. In principio la transizione italiana dalla dittatura alla democrazia fu un parziale ma sostanziale fallimento. Se vogliamo proporre una sintesi, non avere metabolizzato la colpa del fascismo è il problema di fondo del nostro paese rispetto alla sua storia novecentesca. A differenza della Germania, dove anche chi è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale sente addosso il peso della colpa del nazismo e dell'olocausto, e anche quando non ne ha chiesto conto a parenti che di quella tragica esperienza hanno conoscenza più vicina, ne ha piena consapevolezza e si interroga. A differenza della Germania, l'Italia la colpa l'ha come rimossa, lontano dagli occhi, lontano dalla mente. E anche questo evidentemente spiega il primato italiano, unico caso di democrazia europea dove gli eredi ideologici del fascismo, passati appunto dal taxi, come lo chiamate, dell'MSI, sono oggi al governo del paese. Ecco, questo secondo me è un elemento cardine per capire quello che sta succedendo adesso. Beh, questo è il prima. Cioè, noi quando prima parlavamo di transumanza, che inizia da allora, cioè quando Pierluigi Bersani dice stanno sferrando un colpo alla Costituzione che è la rappresentazione plastica dell'insofferenza, dell'allergia che hanno rispetto alla Costituzione da allora, quindi non essersi mai rassegnati alla sconfitta e cercare una rivincita che, perdonami, noi siamo stati talmente in accordo da risultare noiosi, ma c'è un punto che io vorrei sottolineare: non c'è bisogno, credo, di aspettare l'esito del referendum sul premierato per accertare che la rivincita sulla storia, i neofascisti già se la sono presa, perché questo è già accaduto, è accaduto nel momento in cui a settembre 2022 gli eredi di un partito fondato dai reduci del Partito Nazionale Fascista e della Repubblica Sociale Italiana sono andati al governo del paese. Quindi la rivincita se la sono già presa in parte. È chiaro che adesso vogliono andare avanti col lavoro, e andare avanti col lavoro significa spiantare le radici antifasciste della Costituzione, che come si diceva prima lo è dal primo all'ultimo centimetro, non solo nella dodicesima disposizione transitoria. Ma parte tutto da lì, cioè questo revanchismo che la destra coltiva da allora e che in parte di fatto ha già messo una ciliegina sopra la torta, è dato dal fatto che nel nostro paese il passaggio alla democrazia, dal fascismo alla democrazia, è stato un passaggio storto, non riuscito, non perfettamente, per usare un eufemismo. Cioè la cosiddetta epurazione, lascia stare l'amnistia di Togliatti sulla quale ognuno poi la pensa come la pensa, ma insomma la mancata epurazione dei fascisti che fisicamente hanno continuato a restare nella macchina, negli ingranaggi dello Stato, e che hanno continuato a fare la stessa cosa che facevano fino al giorno prima sotto il regime, hanno continuato a farla in democrazia, ma sono rimasti fascisti, non è che sono cambiati. Il lascito che il fascismo depone nell'alveo della democrazia è un lascito fatto di gente in carne ed ossa, di dirigenti, di questurini, di prefetti, che hanno continuato a restare lì, non sono stati epurati
loro, sono stati epurati gli antifascisti. Perché se voi andate a leggervi i libri, ce n'è uno molto bello di Michela Ponzani, una storica che io stimo, con cui recentemente ho avuto la possibilità di dialogare sul libro in una presentazione, raccontano come il processo vero è stato fatto agli antifascisti, non ai fascisti. Ed è lì che è iniziata in qualche modo questa rivincita che poi loro compiono nei fatti e che vediamo oggi. Allora, la Germania. Sì, io sono convinto che la Germania abbia fatto i conti col passato più di quanto non abbia fatto l'Italia, e non fare i conti col passato significa non aver di fatti non solo con il fascismo ma anche col nazismo, parlo degli italiani. Ma sì, ma se scindi Mussolini da Hitler, se lasci stare le leggi razziali, tutto sommato ha fatto quelle, no? Ha fatto le strade, le pensioni, le bonifiche, eccetera. A parte qualche errore, no? Dopodiché in Germania AfD è il secondo partito. Allora mi viene da pensare che forse queste cose che io ho scritto in qualche modo inizino a vacillare, a scricchiolare anche in Germania. Peraltro molto votato dai giovani, la fascia tra i 18 e i 24 anni e 32 in Germania, con forza i giovani hanno votato AfD, qui ci sarebbe da aprire mille rivoli, la fascinazione per l'etnonazionalismo, per l'antiliberalismo, per i miti e i valori della tradizione, come si dice, i giovani sono affascinati da quella roba lì adesso, in Europa e in Italia. E la destra estrema che si pone come antisistema, fintamente antisistema, in realtà sono parte, anzi sono la leva del sistema, ma si pongono come antisistema, questa cosa ha un appeal sui giovani straordinario. Allora anche in Germania in qualche modo questa elaborazione del passato sta un po' scricchiolando. Dopodiché in Italia non abbiamo fatto per nulla i conti, tanto non li abbiamo fatti che nel 2022 vanno al governo, come dicevo, i reduci di un partito fondato dai reduci di Salò e del fascismo. Io credo, lo dico, me ne assumo la responsabilità, l'ho scritto, l'ho detto anche in una chiacchierata con La Libertà l'altro giorno, che dietro il paravento di un finto neoconservatorismo, utile forse solo rassicurare le cancellerie europee, la NATO, gli Stati Uniti d'America, e a presentarsi con una sorta di riconoscibilità estetica, Giorgia Meloni è neofascista esattamente come era neofascista Giorgio Almirante. Né più né meno, lo è in quello che dice, lo è in quello che propone, lo è in quello che fa dire ai suoi, perché questa barzelletta del ma i suoi sono peggio di lei, i suoi li ha messi lì lei, e li ha messi lì nel 2022, ha messo come seconda carica dello Stato, ha messo uno che si vanta di tenere i busti del Duce in casa, che fa a gara col fratello chi è più fascista, che non si dice a fascista per il semplice motivo che è fascista, e quindi non puoi chiedere a un fascista di dirsi antifascista. E nelle cinque prime cariche, nelle alte cariche dello Stato, ne hai almeno due, dico almeno due perché un terzo Fontana è lì un po' silente, ha messo su insomma una parvenza di rispetto a quando augurava buon convegno ai neonazisti di Alba Dorata, perché questo ha fatto Fontana ed era in piazza con Forza Nuova a Verona, rispetto al collega al Senato diciamo che rimane un po' più defilato, ma nelle cinque prime cariche dello Stato ne hai almeno due che non riescono a dirsi antifascisti, e dovremmo iniziare a chieder loro non se siete antifascisti ma siete fascisti? Questa è la domanda che andrebbe fatta. Allora, e chiudo, io credo che però, si parlava prima di rivincita, di revanchismo, di cambio di narrazione, e quando voi sentite dire cambio di narrazione, ne parlava Giulietti, che sarà forse, speriamo, già sul treno, e speriamo che arrivi in orario, cambio di narrazione è sinonimo di tentativo di riscrivere la storia, non solo quella del ventennio fascista, ma anche quella degli anni del neofascismo, di quando la destra eversiva metteva bombe, uccideva, sprangava, i richiami a Signorelli, tentava colpi di Stato, i richiami a Signorelli, a De Angelis, assunti nell'entourage di prime file di questo governo, dicono tutto, non solo dell'album di famiglia, ma del tentativo di bonificare il ventennio fascista e il periodo del neofascismo della versione nera. Ma quello che secondo me è il punto centrale di questa storia è che in qualche modo tutto quello che noi stiamo raccontando e a cui stiamo assistendo era ampiamente previsto.
ma non ci voleva un indovino o uno che bravo a leggere le carte, bastava ascoltare con attenzione quello che Giorgia Meloni disse poco prima di fare il pieno di voti e vincere le elezioni politiche del 2022 e subito dopo averle vinte. E dice due frasi, una la trovate nelle epigrafi del libro all'inizio insieme a una frase di Primo Levi che ci avvisa di come i segni del fascismo, dei nuovi fascismi sono visibili e ogni tempo al suo fascismo, non occorre il fez e l'olio di ricino per dire che è nato un nuovo fascismo. Giorgia Meloni, prima di vincere, in uno degli ultimi congressi dice io sogno una nazione dove quelli che hanno dovuto abbassare la testa per anni possono finalmente rialzarla, perché prima la dovevano abbassare se no perdevano il posto di lavoro. A chi si rivolge Meloni con quelle parole? Ai porchettari, ai tifosi della Casertana, a quelli che... No, si rivolge a quelli che per anni non hanno potuto dire fieramente e serenamente sono fascista. Ha fatto rialzare la testa. Non solo, seconda frase, con un comizio a Catania subito dopo le elezioni. E Giorgia Meloni dice noi non tradiremo, lo dice anche nel discorso di insediamento, lo dice appena aver vinto. Noi non tradiremo chi? Che cosa? Anche lì è generico questo messaggio, a chi lo lancia? Qual è la platea a cui si rivolge? Noi non tradiremo l'idea, l'idea nel linguaggio dei neofascisti, postfascisti, criptofascisti o semplicemente fascisti, l'idea è sinonimo di fascismo. Esattamente come quando si diceva prima Soros, i poteri plutomassonici, le elite finanziarie, le banche sono tutti sinonimi di ebrei e si arriva al mito neonazista della sostituzione etnica rispolverato non a caso da un ministro della Repubblica, cognato della Premier, che spergiura sulla Costituzione repubblicana antifascista e antirazzista. E prima di lui lo ha fatto Meloni, lo ha fatto Salvini, questo mito della sostituzione etnica, che non Bersani, non Potere al Popolo o l'Ampio, Palazzo Chigi definisce il mito della sostituzione etnica un mito neonazista. Quindi hai un ministro dell'agricoltura che si insedia e come una delle prime dichiarazioni è attenzione, c'è il rischio di una sostituzione etnica. Allora noi non tradiremo l'idea. Chi tradì Gianfranco Fini, che definì il fascismo un male assoluto? Io non voglio spoilerare il libro, sennò poi vi passa la voglia di comprarlo e di leggerlo. C'è un ping pong che io ho trovato interessante, di cui nemmeno io avevo ricordo, tra Meloni e Fini, quando Fini è segretario di Alleanza Nazionale e Meloni è presidente di Azione Giovani. Fini dice a Meloni, ma guarda che se la destra vuol diventare davvero moderna, europea, costituzionale, se vogliamo andare avanti dobbiamo aderire perfettamente ai valori antifascisti della Costituzione italiana. Parole che cadono nel vuoto, gelo in sala, silenzio. Giorgia Meloni non solo non ha fatto questa cosa, ma è tornata indietro. Ecco perché si parla di una rifondazione Missina, perché questo è quello cui stiamo assistendo. Non sono andati avanti, sono tornati indietro. Noi non tradiremo. Fini tradì, definì il fascismo male assoluto, ci disse se volete diventare veramente moderni europei dovete fare un po' come la destra francese, che fu insomma una destra che si riconosce appieno, quella di De Gaulle, non quella di Marine Le Pen, che anche lei dietro questi giochi di prestigio, giochi di specchi, esatto, Bardella. Allora è questa l'operazione che hanno fatto, ma non c'è bisogno di altri segni, era già tutto evidente. Ministri, sottosegretari, Paola, io vi faccio nome e cognome, ho questo brutto vizio, nel libro li faccio, Paola Frassinetti, Augusta Montaruli, Chiara Colosimo, Francesco Lollobrigida, Andrea Del Mastro, sono primissime file del Parlamento e del Governo e questi un giorno sì e l'altro pure celebrano gli eroi e martiri del fascismo, un giorno sì e l'altro pure si scagliano contro i diritti dei gay, delle lesbiche, delle persone transgender, delle famiglie arcobaleno, un giorno sì e l'altro pure condividono terreni di cultura, il brodo che racconta Gioventù, l'inchiesta di Fanpage, Repubblico lo fece l'anno scorso senza la potenza delle immagini, ma raccontammo in un'inchiesta, te la ricordi, in 4 puntate, chi sono i giovani di Fratelli d'Italia, che non sono dei boy scout che vanno a portare i pacchi alimentari come fanno quelli di Casa Pound agli italiani poveri. Sono persone che inneggiano a Mussolini, a Hitler, a Erich Priebke, a Himmler, ai terroristi neri degli anni 70, che si divertono a cantare contro gli ebrei. Questo sono.
ma lo sapevamo, quindi sono solo conferme. Allora il punto vero è che Germania o Italia, quello cui stiamo assistendo, che è un vento nero che soffia ormai a velocità, insomma, da crociera, è un vento nero che spaventa. Perché? Perché in qualche modo c'è un disegno dietro, ed è il disegno quello di passare da delle democrazie rappresentative a delle democrazie dirette, dove in qualche modo, lo dicevamo prima, non c'è più bisogno del lavoro del Parlamento, e qualcuno in passato già disse che il Parlamento non serviva più e non è andata benissimo, ok? Non lo disse solo Mussolini, lo disse anche un partito che qualche anno fa aveva percentuali molto alte, forse un colpo di sole, forse un'ubriacatura. Io ricordo che qualcuno in quel partito disse: il Parlamento non serve più, lo apriamo come una scatola di tonno. Scivolone può essere, ma non solo Mussolini disse che il Parlamento poteva essere un orpello da rimuovere, ok? Queste sono parole che a me inquietano, e mi inquietano perché sono parole che rimbalzano in tutta Europa, in qualche modo. Mi riferivo ai 5 Stelle, quando qualcuno dei 5 Stelle disse al Parlamento: ma se possiamo farne anche a meno. E i giornalisti sono delle carogne, sono delle mignotte, sono infimi, sono infami. Per carità, non un partito certamente che ha una storia, una tradizione che viene da quel mondo, ma per dire che queste suggestioni camminano sulle gambe degli uomini, come si diceva, delle idee novecentesche. E il rischio vero è quello che la nostra democrazia arretri in un modo spaventoso, e domani ci troviamo in una democrazia che non è più una democrazia liberale, ma una democrazia illiberale, orbaniana, non mussoliniana, ma orbaniana. Ma ripeto, sta succedendo esattamente quello che avevano promesso che avrebbero fatto. Pierluigi. Sì, è chiaro che adesso, interloquendo con quel che dicevi, è chiaro che quando dicevo c'è la coda lunga, noi abbiamo una vicenda storica alle spalle che ha sempre registrato la presenza di questo post-fascismo, neofascismo. E abbiamo anche dovuto affrontarlo, cioè non è che sono state rose e fiori, noi abbiamo avuto le stragi di natura, quelle che adesso negano, ma fin dai primi vagiti della Costituzione noi abbiamo visto inalberare il vessillo della Costituzione, a partire da rivendicazioni sociali di braccianti, operai che finalmente potevano chiedere qualche minimo diritto, mentre ancora la polizia, la burocrazia, la magistratura erano largamente ancora, diciamo, in compresenza di quella storia alle spalle. Cioè voi vedete, cioè sui morti di Reggio Emilia non c'è mica stato mai una condanna, cioè non c'è mai stata una condanna sui morti di Reggio Emilia. Il consulente, quello che ha scritto il programma per il governo Tambroni, è quel cosentino burocrate della Camera che ha scritto il piano di rinascita di Gelli anni dopo. Cioè noi abbiamo sempre avuto questo filo. Era estirpabile, questa è una buona domanda, diciamo, dal punto di vista storico, era estirpabile, e lì, a proposito della Germania, sarebbe molto interessante approfondirla questa domanda qui, perché adesso, come diceva Paolo, qui alla fine la Germania si trova con un secondo partito, diciamo di destra a destra, ma destra alla grande. Fra l'altro faccio notare che adesso noi siamo preoccupati per le elezioni americane, ma noi fra settembre e ottobre abbiamo elezioni in Turingia, Sassonia e Brandeburgo, dove questa destra è in spolvero, ma alla grande, che io sono più preoccupato di questo perfino che di Trump, guardate, perché se si sbarella la Germania con dei rigurgiti nazionalisti di chiusura, noi l'Europa ce la sogniamo, ma proprio col binocolo proprio, Quindi anche lì c'è. Allora noi abbiamo avuto un modello che da un lato ha percepito la sua forza, il modello, diciamo, costituzionale all'inizio,
perché siamo gli unici che se la sono potuta fare da loro la Costituzione. In Germania le hanno fatte gli americani, in Giappone le hanno fatte gli americani. Noi avevamo avuto la resistenza, quei deficienti che dicono che la resistenza non ha contato un tubo, qui c'è la prova provata, perché il pallino è rimasto in mano alle forze che esprimevano la resistenza e l'antifascismo. E quindi da lì l'idea di poter a poco assorbire la ricetta tedesca più drastica, però allo stesso non ha portato a questo momento dei risultati. Allora cosa c'è da dire? C'è da dire che quando, io continuo a ripeterlo, guarda, quest'ondata mondiale che pretendeva dei meccanismi, pretendeva, al cui era facile dare una risposta regressiva per tutto quello che abbiamo elencato e stiamo detto, è una regressione verso modelli gerarchici, isolazionisti, individualisti, corporativi, è questo, no? Difensivi sostanzialmente, perché l'aggressività cosa è fatto? È fatto di è l'altra faccia del vittimismo, cioè l'aggressività è quella roba lì. Tutte quest'ondata è stata raccolta variamente nel mondo, da noi c'era pronta quella roba lì, e questi ci avevano visto quando si sono liberati del traditore Fini, cioè gli articoli sulla casa di Monte Carlo di Perfini li ha fatti questo Chiocci, che lei ha fatto a direttore del TG1, cioè non so se mi spiego. Ecco, cioè, mi pare che lì c'è proprio la prova provata, no, del meccanismo. Far fuori i traditori, costruire la rivincita, no? E quindi hanno incrociato questa cosa. Sì, c'è stato ovunque un ritardo delle sinistre, ovunque, in Italia ma anche altrove. C'è stato un ritardo perché, io dico molto semplice, per dirla banalmente, tu quando sei negli anni 90 che la sinistra, il centro-sinistra ha vinto in tutto il mondo, ma proprio in tutto il mondo, in quegli anni lì, fino a primi anni 90, eccetera, e fai fatica a mollare le ricette che ti hanno fatto vincere. Quante cose, no? Abbiamo continuato a raccontare in una chiave ottimistica i temi della globalizzazione, dell'economia, della cosa. E ancora adesso facciamo un po' fatica, no? Se i problemi che emergono socialmente non li esprime la sinistra, la destra non ha neanche bisogno di sollevarli. Non ha neanche bisogno di sollevarli. Ma quanti se ne affacciano, no? Adesso io, per esempio, una cosa, cioè, sarà un pallino, ma che continua a essere sottovalutato in modo bestiale da tutti quanti, secondo me, è il fatto di questa incombente digitalizzazione, per cui per le nuove generazioni diventa tutto più facile, per le vecchie diventa tutto più difficile. Cioè, ma noi pensiamo che questo non dia sensi di esclusione, di isolamento, ci vorrà qualche prototipo, Segnaliamo da sinistra, faccio questo esempio, facevo prima quello dell'integrazione, segnaliamo con qualche prototipo che ci stiamo occupando di questo problema. Adesso quando arriva la Befana, che c'è da prendere la caramella del primo maggio, no? Che invece di togliere la legge sui subappalti ha dato 100 euro lordi, 70 netti da dare alla Befana, una tantum, perché la Befana non suona due volte, non è un postino, no? Benissimo. Quella lì va fatto su domanda, perché è una, cioè, lo sappiamo, sì, è domanda, che è gente che voglio, non è che alzi la mano, ci sarà gente che rinuncia,
risparmieranno dei soldi. 70 euro in meno non ti cambiano la vita, anche un poveraccio. Però la percezione di doverci rinunciare perché non c'ha il figlio, le cose, eccetera, eccetera, quella lì non ti va via. Ti dimentichi 70 euro, ma quella lì non ti va via. Cioè, voglio dire, e chiudo su questo, guardate, noi, mentre combattivamente cerchiamo di reagire a questa cosa, non dimentichiamoci di una questione. La si chiama astensionismo, chiamiamola sfiducia, no? E guardate che, a proposito di Costituzione, che una democrazia che non consegna la merce si ammala. Una democrazia che non mantiene la promessa di emancipazione si ammala. Non è che la gente normale si affeziona alla democrazia perché, cioè, momento, deve darti anche qualcosa, eh? Io non lo so, ma avrete già sentito dirlo, no? Io sono sempre rimasto colpito dal fatto che i nostri costituenti avessero messo una virgola, no? L'Italia è una repubblica democratica, virgola, fondata sul lavoro, e si siano trattenuti da mettere un punto più castico, più solenne. Per Bacco l'Italia non era mai stata una repubblica, non era mai stata una democrazia, sai cosa c'è? Articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica, punto. Secondo me avranno pensato, penso io, ma noi adesso andiamo a dire agli italiani due cose che non hanno mai visto. Repubblica, cos'è? Democrazia, ma cos'è? No, ma è così, è vero. Mettiamoli vicino qualcosa che incroci la loro vita, che gli faccia vedere che noi intendiamo consegnare della merce che riguarda la tua vita. E è sempre la Costituzione ha mantenuto le promesse per lunghi anni, Ha mantenuto, pensate, a livello di emancipazione, di conquista, naturalmente col forzo, le lodi, il sangue, quel che volete, però il quadro ti ha consentito sta roba. E se gli italiani sono affezionati alla Costituzione, e chi ci mette mano, perché è ricordo, è recente di quelle cose, perché almeno dai padri, dalle cose ci sono stati, no? Tu adesso non vai avanti, però tuo padre è andato avanti, quell'altro è andato avanti, e quindi questa cosa positiva, però alla lunga ci sono troppe questioni sociali aperte, c'è troppa disuguaglianza, c'è troppo isolamento in giro, c'è un sacco di gente, un numero crescente di persone che ha perso il segnale radar dei partiti, delle cose, quindi anche del voto, ma relativamente a una condizione in cui si sente abbandonato. Sto parlando anche di pezzi importanti del mondo del lavoro, che è l'area più grossa di, diciamo così, di astensione o di allontanamento. Sembra strano, no, è l'area più grossa. Quindi, quando dicevo ci dobbiamo fare un vitellino, noi dobbiamo dare profilo politico e programmatico, ma dobbiamo rianimarci sui temi sociali. Dobbiamo rianimarci sui temi sociali, cominciare dal lavoro, cominciare dalla disuguaglianza, cominciando col dire, lo stiamo che facendo, ancora in parte bisogna farlo di più, che noi vogliamo consegnare la merce. Adesso, per esempio, ci sono dei temi come la sanità, il salario, ragazzi, sono temi forti questi qui, bisogna prenderli in mano e combattere, ecco, se vogliamo vincere la battaglia antifascista, perché poi gli italiani, a differenza della Germania, questo mi consola moltissimo, il risveglio che si è visto anche in queste amministrative, e c'è stato da noi, c'è poco da fare, è stato molto interpretato dai giovani, che in Germania hanno preso un'altra piega. Ecco,
Chissà se c'è un qualche relazione fra questa cosa, diverso esamento dei giovani, e la diversa ricetta del dopoguerra nel prendere le misure, no? Perché è sempre vero, come diceva Hannah Arendt, che un orrore può diventare un mito. Forse nei giovani è più facile, nella situazione tedesca, che venga questo, che forse da noi, può darsi. Comunque, tant'è, diamoci una mossa, perché questo mi pare non è ora di pettinare le bambole. Paolo, mi devi aggiungere qualcosa? Solo una cosa al volo, aggiungerei a quello che ha detto Pierluigi un'altra cosa che c'è nell'aria, che c'è in giro, che è una violenza spaventosa. C'è una violenza che non è solo quella dei pestaggi in strada dei neofascisti, ne abbiamo visto l'ultimo qualche giorno fa a Roma dopo una manifestazione, ma è una violenza che è arrivata in Parlamento. Non abbiamo minimamente accennato a un fatto inquietante, cioè che in Parlamento la scorsa settimana un parlamentare dei 5 Stelle è stato aggredito come facevano gli squadristi, e qualcuno ha derubricato questa cosa usando il termine rissa, che era la parola che si usava durante il fascismo o negli anni del neofascismo per addolcire un pestaggio, un agguato politico. A me questa cosa spaventa, non lo dico da scortato, lo dico perché vedo in giro un'aria brutta e vedo il rischio, nemmeno troppo lontano, che qualcuno stia sperando in un incidente, e cioè che a qualcuno scappi la mano, un incidente che serve a quel punto per giustificare delle leggi speciali o un intervento pugno duro dello Stato. Non dimentichiamo che questo governo esordisce con un decreto contro i rave party. Ora, sono stati anche sfigati, perché da allora ad oggi non c'è stata un'inchiesta giudiziaria sui rave party. Ma un governo che debutta attaccando i giovani sui rave e che un anno e mezzo dopo li manganella in modo seriale alle manifestazioni, è un governo che vuole spegnere la violenza o che in qualche modo la vuol chiamare e sta sperando che da qualche parte qualcosa accada? Io sono molto preoccupato, non voglio menar gramo, come si dice, ma siccome mi hanno accusato addirittura di aver resuscitato i fascisti con i miei libri e le mie inchieste, dice ne parlavi 20 anni fa quando erano 4 gradi, e sono stato efficace evidentemente, perché in qualche modo, insomma, mi chiedevano 20 anni fa dove vedi tutti questi fascisti, dicevo li vedo nelle curve degli stadi, ai concerti nazi rock, in piazza, ma non sono fantasmi, sono morti nel 45 i fascisti, mi dicevano. 10 anni fa di nuovo mi dicevano dove vedi tutti questi fascisti, e ribadivo, curve, concerti nazi rock, piazze, e molti sul web, in rete, ce ne sono moltissimi da anni, organizzati quasi militarmente nell'occupare quegli spazi digitali, e sempre di più. E oggi mi chiedono dove vedi tutti questi fascisti, la risposta è semplice, perché dico sono al governo, li vedo al governo del paese, no? E la risposta è facile, ma quello che è accaduto è la degenerazione sul piano appunto della violenza. Io ricordo le vicende di qualche anno fa, Veneto Fronte Skinhead, Como, accerchiati i volontari di un'associazione pro migranti, grande manifestazione della sinistra, del Partito Democratico, doverosa a Como. E cos'è cambiato da allora, da quando Salvini diceva sono 4 ragazzi esuberanti, la colpa è di chi fa entrare gli immigrati in Italia? Salvini che oggi, e sono passati nel 2017, è passato qualche anno, e Salvini allora come oggi posta sui social tanti nemici, tanto onore. Chi si ferma è perduto, io non mollo. Tutte citazioni che non sono né di Gandhi né di Madre Teresa di Calcutta. Lo continua a fare, questa operazione è pericolosa, perché in qualche modo risveglia delle pulsioni che noi pensavamo fossero sepolte o chiuse nei libri di storia, che invece qualcuno scientemente, con un calcolo a tavolino, ha voluto risvegliare. Ecco perché la bestia torna, ecco perché una volta che è uscita dal recinto è difficile farla rientrare. Grazie Paolo.
fare un'ultima domanda, poi magari lasciamo spazio anche al pubblico. Intanto, da cittadino, oltre che da giornalista, sulla rissa in Parlamento, a me la cosa che più fa paura è la linea difensiva. Ho solo provato a dargli un pugno, come se fosse normale che nel Parlamento della Repubblica Italiana uno scenda e provi a dare un pugno, non l'ho colpito, allora va benissimo, se non l'hai colpito siamo a posto. Sì, una linea difensiva peraltro che poi si sfarina nel momento in cui tu racconti le storie, chi sono gli aggressori di quel deputato. Io l'ho fatto e ho scoperto che uno, Igor Iezzi, deputato della Lega, da anni è cerniera tra la Lega e i gruppi neofascisti e neonazisti attivi in Lombardia, che nel 2018 si intestano l'elezione di Igor Iezzi, Lealtà Azione, un gruppo di ispirazione neonazista che ha nel suo pantheon Leon Degrelle, Codreanu, e che ha i capi di questa organizzazione sono due già condannati per pestaggi politici, Igor Iezzi, un altro di Fratelli d'Italia ha la X della decima massa tatuata sull'avambraccio, un altro candidato alle elezioni in campagna usò il motto "io me ne frego". Allora se vai a scavare dietro la vetrina scopri che nulla è per caso, e chi aggredisce e picchia in Parlamento è perché è a quella violenza squadrista fascista che si rifà. Mussolini diceva che la violenza doveva essere chirurgica e usata come metodo di lotta politica, quando parlava di Santo Manganello evocandolo. Allora quella violenza si riproduce, si clona in un tempo in cui non è più quel fascismo, ma in qualche modo il calco è rimasto quello lì, se no non ti metti a picchiare calci e pugni in Parlamento. Pierluigi, hai parlato della democrazia in qualche modo che tradisce, al contrario di qualcuno che ha detto io non tradirò, se vogliamo ritornare, e poi hai parlato di una regressione. La mia domanda è questa: quanto i social, perché hai parlato anche secondo me una cosa molto importante, un vulnus per cui c'è un gap generazionale, manca un'alfabetizzazione delle persone, soprattutto delle fasce più anziane, che si trovano, hai ragione, completamente lontane, perché oggi tutto avviene con un click day, e loro come fanno a fare il click day se non sono state alfabetizzate a farlo? Ma al di là di questo, quanto i social hanno influito e influiscono nell'alimentazione di questa mucca, di questa bestia che è scappata dal recinto? Ma io penso che i social hanno 10 milioni di difetti, ma diciamo dal punto di vista dei difetti non credo che siano stati e siano, diciamo, un elemento decisivo, significativo su questa onda di destra. Io vedo degli elementi più strutturali. Intanto questa coda storica, se voi dicevate di qualche amenato il deputato, ma a me quella vicenda, quello che mi ha impressionato veramente è stata la dichiarazione della Meloni che naturalmente che diceva la colpa non è di chi mena che chi le prende, perché provoca, e forse non si rende conto che ha usato lo stessissimo codice di linguaggio degli squadristi degli anni 20 e lo stesso linguaggio che usarono quelli che per giustificare l'assassinio di Matteotti, che lui aveva provocato in Parlamento. Cioè, non se ne rendono conto, ma come diceva lui, hanno il calco è quello lì, gli viene proprio, ecco. Io invece sono più, diciamo, preoccupato da fatti che socialmente possono determinare isolamento, fatti nuovi che ci sfuggono. Guardate, per esempio, questa ondata di destra che è insultante sulla questione dei piccoli immigrati, no? Cioè noi abbiamo un ministro che chiama stranieri, quando parla di numeri nelle classi, stranieri dei bambini di 6-8 anni nati qui, figli di gente che paga le tasse qui.
E tutti ci diciamo, adesso quei bambini lì quando vengono su chissà cosa possono pensare, no? Perché no, si radicalizzano i genitori, sono la generazione precedente che si incazza, perché quel che ha sopportato lei non intende vederlo dover sopportato dai figli. Provate a intervistare qualcuno di quelli. Ecco un caso nel quale la democrazia non consegna la merce, non ti fa fare il passo avanti, non vedi che c'è un passo avanti nei diritti, nella dignità, nell'economia, in quel cavolo che vuoi. Allora tutti questi mi preoccupano, per esempio il fatto che noi non ci accorgiamo perché pensiamo che il fatto che siano aumentati i canali della precarietà o si sia passati da 400 contratti nazionali a più di 1000 sia un fatto del gioco delle forze. No, ma è un fatto che accompagna un elemento strutturale che viene dal salto tecnologico, e cioè la separazione in orizzontale e in verticale del mondo del lavoro, degli elementi strutturali di disarticolazione, dove in cima c'hai l'algoritmo e là in fondo c'hai un contratto semischiavistico, o così, o pomì, sindacato finto, padrone finto, eccetera, eccetera. Ma bisogna tirarli via da quella situazione lì. Quindi quando per esempio pensiamo delle proposte tipo legge sulla rappresentanza e la contrattazione, diciamo questa cosa qui, che con dei contratti possibilmente civili, quello là in fondo veda che c'è qualcuno che se ne sta occupando, cioè che c'è un sistema che gli consegna la merce. Dice salario minimo, ma avete idea di cosa sarebbe se ci fosse una legge sul salario minimo che consente a un indiano a Latina, se non gli danno 9 euro, di andare lui diritto dai carabinieri? Cioè tutte queste robe qui, che è una, c'è da vergognarsi di essere italiani, perché è una barbarie palese, visibile e sfacciata, roba da matti, che noi impariamo adesso che c'è gente che lavora in quelle condizioni lì a 3 euro l'ora, 3 euro ragazzi, nei campi, a 3 euro l'ora, trattati in quel modo lì. Cioè noi dobbiamo anche, quando faremo un programma, cerchiamo di prendere le cose dal lato della vita comune della gente, e poi le traduciamo nella proposta di legge, nella cosa, però facciamoci capire. Perché vi ripeto, io di questo sono sicuro, quando un problema sociale è troppo zittito, la destra non ha bisogno di cavalcarlo, neanche di perdere tempo a cavalcarlo. Alla fine la roba porta lì. E infine l'altra cosa, adesso sono il coso di Matteotti, no? Sono i giorni di Matteotti. Vedete, Matteotti, con tutti i meriti che ha avuto, eccetera, io se si può darne un giudizio, c'aveva un'illusione. C'aveva un'illusione che ha pagato, perché lui era convinto, infatti anche negli ultimi discorsi, era tornare allo statuto, no? Che sarebbe l'allora, diciamo, specie di Costituzione, tornare allo statuto, cioè invocando l'aiuto dei liberali, perché per Bacco c'è mica in gioco solo la mia cooperativa, la Lega, che mi menano, eccetera, c'è in gioco un minimo decenza di democrazia, tornare allo statuto. E lui, che era sempre là a lottare in campagna, e il suo fronte erano gli agrari che poi pagavano le squadracce, che lo menavano, eccetera, eccetera. Però lui pensava che ci fosse da qualche parte una borghesia cittadina, industriale, eccetera, che a un certo punto avrebbe alzato la mano e avrebbe detto adesso basta, adesso è troppo. No.
Noi anche qui bisogna che siamo lucidi, salvo casi, io ne conosco tantissimi, no? Però noi non abbiamo storicamente una borghesia che ha tagliato la testa al re e ha dovuto darsi un codice da sostenere, da difendere, da interpretare. È un fatto storico. Quindi non aspettiamoci, anche se arrivassero momenti anche delicati, non aspettiamoci che non ci sia, diciamo, una navigazione di queste forze economiche, di queste, non aspettiamoci. Tocca la politica, tocca i cittadini. E quindi se ste area qui nostra, vasta, del popolo del 25 aprile, partisse con chi ci sta, tre o quattro partiti, quelli che vogliono, dire siamo noi, siamo per l'alternativa, i quattro principi su cui siamo costituzionalmente antifascisti sono i diritti, il salario, la sanità, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso lanciamo nel Paese comitati per l'alternativa, aperti. Non pensiamo, questi giovani, ne ho visti tanti in giro, di arruolarli dentro uno schema di partiti, prendiamola su più larga, più aperta, che si mettano in moto le energie nel Paese. È questa la forza su cui noi possiamo contare. Non aspettiamoci aiutini da nessun altro lato, né internazionale, né anche di posizioni, diciamo così, significative di establishment di sto Paese. Scusate se lo dico con qualche amarezza, ma so che è così. Grazie. Se siete d'accordo, un paio di domande dal pubblico, se qualcheduno ha qualcosa avanti. Bene, mi spiace che siamo arrivati proprio alla fine, tante persone sono andate via. Diciamo che con Bersani oramai abbiamo sdoganato la mucca e ognuno di noi in casa sua adesso, stasera va a casa, sa delle mucche, però secondo me ci sono anche mucche, ci sono anche delle capi mandria, no? Delle mucche più importanti. Ecco, io non è perché ho il pallino, ma vi vorrei invitare, tutti voi che siete qua, voi tre perlomeno, a firmare, perché noi a Piacenza stiamo raccogliendo firme per il cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina, in tutto il mondo. Siamo contro tutte le guerre e penso che la pace sia una cosa molto importante, tant'è che io, forse diranno quello lì è matto, ogni tanto parla, dice delle cose che tanto nessuno condivide, no? Ma io credo che se ci pensassimo un attimo, noi abbiamo una mucca nel corridoio che è molto importante, ci sono delle mucche tutte importanti, ma quella della pace io direi che è la prima. E non so, adesso non vorrei fare rompiscatole, stasera non l'ho sentita citare la pace, capisco che l'argomento è il ritorno della bestia e anzi ne approfitto per solidarizzare con Paolo Berizzi, che insomma con quello che sta vivendo, e spero che possa tornare a fare una vita normale. Ma io credo che oggi la pace sia un elemento fondamentale. A Piacenza abbiamo raccolto 5.000 firme, per chi conosce Piacenza sa che non sono briscoline, no? Come dice Bersani, bruscoline, vabbè insomma, non sono bruscolini, e le abbiamo raccolte, guarda, andando nelle chiese, andando fra i musulmani, andando qua anche col sindacato, facendo quello che una volta si diceva, cercando di unire la base. L'abbiamo fatto con delle persone molto semplici, qualcuno non sapeva neanche firmare quasi, soprattutto i musulmani che facevano fatica perché per le ovvie ragioni. Quindi io anzi direi una cosa, dite che sono matto, ma secondo me, ragazzi, cosa aspettiamo? Chi oggi tace è corresponsabile di tutti i bambini che vengono uccisi, corresponsabili. Spero che nessuno si offenda, ma chi non dice niente non fa niente, per cui io dico che sarebbe ora di un bello sciopero generale, se non ora quando. Ecco, quindi non so se volete dire qualcosa, grazie.
Allora, buonasera a tutti. Io mi riferisco all'accenno che lei ha fatto su questo clima di violenza che agisce nel paese con manifestazioni più o meno spontanee di squadristi improvvisati, e voglio ricordare a tutti una cosa che non è stata toccata, cioè c'è in commissione la discussione alla Camera, credo, di un disegno di legge 1660 che fra le altre cose parla anche della sicurezza e dell'ordine pubblico. Allora, io nel 2001 ero a Genova, mi sono preso le botte, mi sono arrabbiato moltissimo, però adesso, pensandoci, quasi quasi che sono contento, perché mi sono preso le botte e bon, un'identificazione e bon. Se passa il codice sicurezza, un'occupazione di un binario di una stazione, un picchetto di lavoratori, un'azione di quei ragazzi di Friday for Future, oltre alle botte ti prendi anche la sanzione pecuniaria e anche il carcere da 2 a 6 mesi. Io volevo, appunto, visto che abbiamo qui delle persone che sono pratiche di queste cose, volevo un po' sapere, perché mi preoccupa. Io sono sempre stato un agitprop e quindi ho intenzione di continuare a farlo. In banca c'ho 5.000 euro. Quando finisco i 5.000 euro, vuol dire che mi metteranno dentro. Sì, sono pratico perché anch'io ho fatto qualche casino nella vita. No, guarda, la cosa è veramente importante, perché allora Paolo ricordava l'esordio di questi, a proposito del tema legalità, no? Loro hanno cominciato con i rave party, lì si è sollevato il problema, se ne è discusso. Poi un altro tema che hanno sollevato, su cui si è discusso, è quella zingara incinta che rubava i portafogli su un tram a Milano, e quindi il gran dibattito se è giusto mettere dentro una incinta o meno, e tre i manganellati agli studenti, no? Dipinti come paracriminali dal solito Lollobrigida quando giustamente protestavano per la Palestina, o semplicemente manganellati i ragazzini lì a Pisa, eccetera. Adesso ci hanno in ballo questo incrudimento su temi che sono ipoteticamente sempre al margine, diciamo, di fenomeni sociali o di denunce di fenomeni sociali. Nel frattempo, questi hanno fatto 17 condoni, stanno togliendo, ormai è fatta, l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze, hanno aumentato la circolazione del contante, hanno fatto una legge che consente subappalti a gogo con costo di vite umane, consentono l'assegnazione di opere pubbliche per il 90% senza gara, che, guardate, e non è uno scherzo, se un mafioso chiamasse il suo avvocato per dire, dicendogli fammi un report sulla situazione, quello là dovrebbe concludere, guarda che ormai resta solo il 41 bis, per il resto siamo a posto. Perché se voi fate l'elenco di queste cose, voi vedete che è proprio, ecco. E loro cercano di interpretarla così, questo tema qui della sicurezza. Tutto il resto viene scagliato come fossero ubbie di magistrati o di authority contro la corruzione o robe del genere, e quindi su tutto il resto c'è sostanzialmente la difesa dei colletti bianchi, dei politici, se non di peggio. Questo per esempio è un tema che secondo me dovrebbe far parte di una attenzione particolare. Adesso se ci arrivano sotto quelle robe lì, bisogna fargli quell'elenco lì che stavo cercando di fare, aggiungendo anche altre cose, e su questo combattere. È chiaro che loro vogliono zittire
ogni elemento di protesta. Il tema della pace certamente è la mucca più grande, è un toro, la mucca più grande, con una differenza, che quella là che dicevo io non la vedevano. Perché sta cosa della mucca deriva da mio papà, che diceva sempre, è talmai cioro perché va a disegnare una vacca in un corridoio. Tutto lì, non è mica che l'ho. Dicevano, no, per dire proprio uno che non ci vedeva niente, lui diceva così, va a disegnare una vacca in un corridoio. No, quella pace e la guerra invece proprio lo testimonia queste 5.000 firme che avete raccolto, è un tema ben visto che preoccupa molto molto. E la parola d'ordine deve essere cessate il fuoco subito e si lascia alla politica, alla democrazia, alla diplomazia quello che le armi non possono risolvere, se non seminando altro odio e o producendo escalation. Questo che è nel senso comune, credo, della gente, però ancora non trova una voce dal lato degli Stati. L'Europa che è nata col trattato del carbone e dell'acciaio per dire al mondo che non avrebbe più fatto guerre, si è ridotta a non avere nessuna voce, che dovrebbe essere invece un'altra voce dell'Occidente specializzata nel produrre e proporre negoziato, perché è la sua origine, per Baco, è il suo asset, è quello su cui è piaciuto al mondo. Questa è la cosa più triste in una vicenda del genere. Dopodiché rigurgiti fascisti, razzisti e aggressivi non ce li abbiamo solo in Italia, ho detto di tutto il mondo, e guardate che io credo e sono preoccupato di questo, che anche quelli che vengono denunciati come elementi culturali di antisemitismo, guardate che bisogna sorvegliarli, perché questa demenziale politica di Netanyahu sta producendo un riflesso nel mondo micidiale su questo profilo. Quindi c'è da sperare che Europa e Stati Uniti riescono a dirgli, uno gli dà i soldi, l'altro gli dà le armi, di dirgli adesso basta, perché quanti bambini devono morire per fermarla sta roba qui. E poi il negoziato, e noi come sinistra, quando si arriverà, perché in qualche modo si dovrà arrivare, io penso, al negoziato, speriamo prima che dopo, però ricordiamoci una cosa che io l'ho sempre colpito, che diceva il Cardinale Martini, cioè se la pace è prima di tutto, se davvero la pace è prima di tutto, allora devi essere disposto a dare qualcosa in più di quel che dovresti dare secondo le tue ragioni. E questo è il difficile, però quando arriverà il momento, io spero che senza spaccare il cappello in quattro, la sinistra incoraggi il popolo, eccetera, incoraggi chi si mette sulla strada del negoziato e faccia finire sto massacro qui. Anche se i conti non tornassero al 100%, da una parte o dall'altra, adesso non è quello il problema. Cioè, se la pace prima di tutto vuol dire questa cosa. Ecco, e noi come sinistra non sempre abbiamo questa attitudine. Ecco. Comunque io firmo, non so dove c'è da firmare, non c'è problema. Ultimissima domanda, signora, gli abbiamo promessa. Grazie. I soldi e l'organizzazione per far crescere Forza Italia, i Fratelli d'Italia, è una cosa spontaneistica come è avvenuto per il Movimento 5 Stelle, ma se è così dovrebbe sgonfiarsi a breve.
e non avrebbe l'organizzazione che ha, ma adesso i soldi che glieli dà, che glieli dà e che glieli ha dati per crescere soprattutto. Io consiglio su questo punto preciso di effettivamente leggere il libro del direttore di Fanpage, di Francesco Cancellato, perché in questa ricognizione europea internazionale è andato a vedersi, documentando, una cosa che a noi non cioè, colpisce, e che ci sono delle reti di finanziamento internazionali verso tutte le destre sovraniste, in alcuni casi praticamente alla luce del sole. Le derivazioni sono, se stiamo alla geografia, sono in parte russe, in gran parte dei teocon americani, che hanno creato delle reti di finanziamento dal lato che dicevo, da quel secondo capitolo di questa ricetta della destra, cioè il tema etico, cioè di chi ferma le deriva dei diritti e fan girare barcate di soldi. Dopodiché io penso che, diciamo così, sai, di spontaneo, io ho detto, ci sono settori che sono in grado di dare una mano molto seriamente alla destra italiana. Adesso voglio dire, non c'è mica bisogno di portargli i soldi in mano, Angelucci, alla destra, non c'è mica bisogno, gli dà tutto quello che serve, no? Ecco. Quindi sostegni interni e ci sono in giro, io non so niente di canali particolari, eccetera, però che ci siano organizzazioni internazionali che raccolgono soldi per sostenere le destre sovraniste, questo è un fatto acclarato, certificato, e non si tratta di quattro soldi, si tratta di qualche miliardata di dollari. Tu mi pare che chiedessi rispetto a Fratelli d'Italia proprio in modo specifico, no? Allora guarda, lì c'è una cosa molto semplice che si chiama Fondazione Alleanza Nazionale, che ha beni mobili e immobili e che è il tesoro ed è la cassaforte di Fratelli d'Italia, e è sostanzialmente dai tempi del Movimento Sociale Italiano, poi Alleanza Nazionale, poi insomma, diciamo, la linea di la filiera di continuità della fiamma che ancora campeggia nel loro simbolo. La cassaforte è Fondazione Alleanza Nazionale, che vede nel CDA espressioni non solo del partito di oggi ma anche dei partiti di allora. Quindi hai nomi molto evocativi della destra missina, miscelati con i Fratelli e le Sorelle d'Italia di oggi. Questa fondazione, io ne ho scritto lo scorso anno in una delle puntate che feci sulle ombre nere, le troppe ombre nere di Fratelli d'Italia ancora prima che andasse al governo, questa fondazione ogni anno dà dei premi, dei riconoscimenti, alcuni dei quali in questi anni sono stati assegnati a ex terroristi neofascisti degli anni 70. E allora per la serie tutto si tiene. Aggiungo un altro elemento che credo non abbia bisogno di particolari interpretazioni, è un dato fattuale, cioè il fascismo, che all'inizio fece finta di star dalla parte dei poveri e dei deboli, ma che poi in realtà gettò la maschera e fece ben comprendere come in realtà, insomma, diciamocela pane al pane, i fascisti e il fascismo stavano coi latifondisti, non stavano coi contadini. Il fascismo stava coi bianchi, non stava coi neri. Il fascismo stava con gli uomini, non stava con le donne. Il fascismo stava con gli uomini e gli italiani che avevano vigore fisico, forza fisica, non stava coi disabili, di cui non a caso oggi si dice mettiamoli a parte. Il fascismo stava con gli eterosessuali, non stava con gli omosessuali che venivano destinati, come sai, insieme ai rom e agli ebrei alla raccolta e allo smaltimento indifferenziato. Allora quella cosa lì ti deve far pensare che
i ceti produttivi, il mondo imprenditoriale, la borghesia, la buona borghesia italiana, allora come oggi, se c'è da fare una scelta di campo, sa benissimo con chi stare. Vamos. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera. Per le copie venite a firmare qua. Così. Questo assolutamente, caccialo in tasca, io ho tutto.